In Alaska mancano installatori di pompe di calore. Sì, sembra una notizia strana, però in realtà è proprio così e lo vedremo oggi in questo video. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco, così da ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video. Ciao, benvenuto nella nuova rubrica Pompe di calore, news dal mondo. Infatti andremo a leggere insieme alcuni articoli molto interessanti sulle novità che ci sono sulle pompe di calore che arrivano da tutto il mondo. Prima però lascia che mi presenti, io sono Samuele e aiuto a vivere le famiglie senza gas, cioè stacchiamo il contatore del gas dalle case e le trasformiamo in 100% elettriche, tutto questo attraverso la rete di installatori Sigillo Sicuro. E se anche tu vuoi trasformare la tua casa in 100% elettrica, beh, vai nel link qui sopra oppure nella descrizione del video. Oggi vediamo un articolo molto interessante che quando l'ho letto sono rimasto sbalordito perché non capivo se era una fake news oppure la realtà. Infatti il titolo inizia proprio che una carenza di installatori di pompe di calore sta rallentando l'azione climatica in Alaska, cioè mancano installatori di pompe di calore in Alaska. In Alaska ci sono aziende che dal 2012 trasformano le case in 100% elettriche. In Alaska, credimi, non è più caldo rispetto all'Italia. Quindi se anche in Alaska riescono a riscaldare case con le pompe di calore, figuriamoci in Italia. L'articolo dice: sostituire i sistemi di riscaldamento a base di petrolio con le pompe di calore è uno dei modi migliori per i proprietari di case per ridurre le emissioni di carbonio. E gli esperti climatici dicono che la domanda nazionale di pompe di calore elettriche è più alta che mai. Ma in Alaska gli installatori stanno scarseggiando. Andy Romanoff, che è il direttore esecutivo di Alaska Heat Smart, quindi che si occupa di togliere i combustibili fossili e installare pompe di calore, ripeto, in Alaska, dice che la maggior parte delle persone però non pensa al riscaldamento domestico a metà giugno, ma dovrebbero iniziare a farlo. Perché? Perché non si vuole aspettare fino a quando fa freddo e pensa, oh, fa freddo e dovrei prendere una pompa di calore. Poi si finisce per prenderne una a primavera perché si è dovuto aspettare tutto l'inverno in fila per il proprio turno. Ma cos'è che spinge questo mercato delle pompe di calore in Alaska? Beh, nuove opportunità di finanziamento e un interesse crescente della comunità hanno portato più proprietari di casa in tutto il sud-est dell'Alaska a prendere in considerazione le pompe di calore. La politica climatica nazionale favorisce le pompe di calore perché sono un'alternativa elettrica efficiente ai sistemi di riscaldamento tradizionale, quelli a combustibile fossile. Il fatto che funzionino con l'elettricità significa quindi che possono essere collegati all'energia rinnovabile e che riducono le emissioni di gas a effetto serra in luoghi che dispongono di energia idroelettrica a basso costo, come in effetti in Alaska. E tra l'altro anche in Italia siamo ricchi di centrali idroelettriche, quindi potremmo prendere assolutamente spunto dall'Alaska. Joe, invece, che è un proprietario di casa, dice che abbandonare il suo generatore a combustibile fossile è un buon modo per agire. Sono preoccupato, infatti, dice, per il cambiamento climatico. E dice: questo era un modo di agire, di fare qualcosa, soprattutto con la nostra elettricità che è quasi al 100% rinnovabile. Però d'altro canto dice anche che ci sono voluti quasi 6 mesi per installare una pompa di calore e questo tempo di attesa purtroppo è tipico. Sonny, invece, che è il proprietario di Alaska Plumbing and Heating, afferma che anche con questi tempi d'attesa molto lunghi molti installatori lavorano a un ritmo insostenibile in Alaska, ripeto. Perché? Perché stanno ancora facendo anche tutte le loro normali richieste. E infatti gli installatori di pompe di calore raramente si dedicano solo alle pompe di calore. La maggior parte di loro sono anche idraulici e tecnici frigoristi. E avere dipendenti che possono essere dedicati solo all'installazione di pompe di calore non è poi così semplice, perché magari nei periodi in cui c'è uno stallo questo diventa complicato a livello aziendale. Però d'altro canto dice anche che ora il mercato è molto in evoluzione e che le pompe di calore rappresentano una parte molto consistente del loro lavoro. Ci sono molte persone che installano pompe di calore
sostituendo un sistema di riscaldamento perfettamente funzionante solo perché vogliono risparmiare energia. E in effetti è quello che stiamo facendo anche noi, cioè trovare spazio per gli installatori che si dedicano a solo alla parte tecnologica, a fare in centrali termiche, a sostituire generatore combustibile fossile con energia rinnovabile e lasciare ad un'altra parte di installatori quelli che sono le ordinarie manutenzioni oppure applicazioni legate all'idraulica. Perché? Perché non c'è tempo, abbastanza tempo, risorse, energia per fare tutto. Ma cos'è che spinge così tanto le pompe di calore in Alaska? Viene attribuito gran parte di questo cambiamento alla promozione fatta dalle organizzazioni non profit. Organizzazioni non profit, come ad esempio Alaska It's Smart, hanno dato un forte impulso alle pompe di calore, educando i proprietari di case e aiutandoli a ottenere anche dei finanziamenti. Vogliono vedere una crescita molto più rapida di quella che sta già avvenendo in modo organico. Pensa che a Jeannot, secondo la Jeannot Renewable Energy Strategy del 2018, circa un quarto delle abitazioni è già riscaldato da elettricità rinnovabile. Ma alcuni attivisti locali per il clima sostengono che il sud-est dell'Alaska deve lavorare di più per ridurre gli effetti del gas serra. Non solo di più, ma anche più velocemente, però questo significherebbe accelerare il ritmo dell'installazione delle pompe di calore. Romanov, che fa parte di Alaska It's Smart, ha un elenco di quasi 100 persone che sperano di ottenere la loro pompa di calore qui a breve. E per completare l'elenco potrebbe volerci più di un anno. E si tratta solo di una frazione delle famiglie idonee, non di tutte quelle che vogliono effettivamente installare la pompa di calore. Secondo lui la soluzione più ovvia potrebbe essere naturalmente quella di aumentare l'assunzione di installatori, però hanno detto di avere molta difficoltà a trovare personale e la carenza di forza lavoro per i mestieri specializzati è un problema nazionale, un po' come quello che sta succedendo anche qui in Italia purtroppo. E l'introduzione di più programmi locali di istruzione e formazione per gli installatori potrebbe invece aiutare, però è una soluzione a lungo termine e del problema invece è qui e ora. Conclude Smith dicendo: il nostro piano per il futuro prevede che in ogni città ci sia una persona che installi pompe di calore e il loro furgone è attrezzato per montare le pompe di calore, però nel frattempo quello che si può fare è chiedere alle famiglie di portare pazienza e aspettare in lista d'attesa. È un articolo interessante che più che altro apre un mondo sul fatto che in Alaska stanno installando pompe di calore e qui ci soffermiamo ancora al fatto che non riscaldano quando fuori fa freddo e quindi ci vuole una pompa di calore ibrida. Non pensi che c'è qualcosa che non torna? Chi sta dicendo la verità? Forse chi sta facendo e sta riscaldando casa effettivamente in climi freddi senza lamentarsi ha la verità in tasca. Ci vediamo alla prossima news.